Allora, anzi, visto che siamo in Val Brembana, allora, oggi siamo al culmine della Varrotta, per seguire una salita alternativa al Pegherolo. Sono partito dal piazzale degli impianti di San Simone e seguito un sentierino, un sentieruccolo, che sale qui per il fondovalle e il ghiaione. Il ghiaione non è molto comodo, ma là in cima ci aspetta la Passo della Piudessa, e al Passo della Piudessa incontreremo la cresta ovest del Pegherolo, che è la salita della via normale attrezzata con catene. Andiamo a vedere. Bene, siamo arrivati al culmine della Varrotta, nel suo punto forse più bucolico, su questo balcone prativo verde affacciato sulla valle, panorama bellissimo su tutte le retiche, Cima di Lemma, Passo di Lemma, Passo Tartano, Valegino, Cadelle, Monte Toro, Ostella e la parete nord del Pegherolo. Ora noi dobbiamo superare l'ultima fascia rocciosa che ci permetterà di arrivare alla cresta ovest, dove vedete ci sono già altri escursionisti. Quella placchetta di roccia comporta una cinquantina di metri di primo e secondo grado. Un po' di attenzione. Ok. E il passo della Piudessa in effetti è quello, con il famoso torrione. Ora, storicamente dicono che esisteva un sentiero, ma io lì in quelle rocce sfasciumose non mi avventuro. Preferisco questa bella placca compatta che mi permetterà di guadagnare la cresta ovest. Eccolo lì il passo della Piudessa. E noi dobbiamo salire questa placchetta per arrivare alla cresta. Allora, con calma. Diciamo che per gli amici del forum Val Brembana, qui c'è disceso Cadespi con gli sci, quindi non dovrebbe essere così problematica da scalare. Infatti non lo è, bisogna solo stare un po' attenti a questi boccettine un po' disgregate. Eccoci qua. E adesso un traversino un po' delicato da fare con precauzione per guadagnare no, perché il traversino meglio di qui, da questa cornicetta che si abbassa sulla dalla cresta e che permette di arrivare sul filo della cresta. Eccoci qua. Wow! Lì è bello, eh? È forse il punto più spettacolare. Ok.
tratto sommitale della cresta ovest, versante sud e cresta sud-sud-ovest che va all'Anticima e al Monte Secco. Traversando per la cengia nord, 20 metri sotto la croce del Pegherolo, sbuco sulla cresta nord del Pegherolo. Eccola qua. Cresta nord, con un bellissimo affaccio sulla Valenzana, qui sotto, eccola qui. Eccola qui la Valenzana e la chiesa di Valleve. La Varrotta, cresta nord e la Valenzana.